Buongiorno, si va al lavoro. Zaino preso, pranzo preso e si va. Chiuso tutto. Stamattina una Sydney a dir poco vuota e sto andando al lavoro a Bondi Junction e c'ho ancora la voce da appena sveglio, non so perché, probabilmente ho mal di gola. Questo è uno dei punti dove c'è il cinema, Event Cinema, che è gigantesco, sono sale pazzesche. Questo invece è il Pavilion Plaza, dove c'è anche l'entrata dei treni. Ciao mamma Apple, siamo arrivati al lavoro. Questo è Westfield, quartiere Bondi Junction, però il centro commerciale si chiama Westfield. Questa piacerebbe un sacco a mio fratello, il negozio della Lego, incredibile. Qua va molto di moda Mayer, infatti c'ha tre piani di store. E lì è dove vado io. Sono arrivato, sto aspettando gli ultimi quarto d'ora prima che vada al lavoro. Pausa pranzo, ho mangiato, lavoro in questo negozio che vende spezie, una quantità infinita di spezie, ho messo qualche clip prima, e si chiama Giver's House, sono di origine tedesca, però è nato qui al Melbourne la compagnia, sono due sorelle, tutto diviso in sezioni. E con i vari continenti, Australia, America, Italia, Europa, India, Marocco e Asia, e poi c'è anche tè e spezie dolci, tipo quelle per cucinare i dolci. E niente, sto lavorando con loro da settembre, 3-4 mesi. Trovo un sacco bene, le persone sono gentilissime, che bello, sono gentilissime, cioè in Italia ti trattano a pesci in faccia, qua sono tutti gentili, se gli dici che posso andare al bagno, loro ti dico sì, ti prego, vai al bagno. Penso che li dovrò lasciare a metà gennaio, perché devo andare a fare il periodo delle farm, quindi una cosa, insomma, è così, però ho parlato con il regional manager e gli ho detto che io verso luglio tornerò qui in Australia e gli ho detto che praticamente, insomma, se c'è la possibilità di tornare a lavorare per loro tra un annetto, io sono molto disponibile e mi hanno detto che me vogliono assolutamente.
Allora, sono tornato a casa, tutto bene, ho fatto la doccia, ho fatto la spesa e ora mi butto a letto. Arrivederci.